Allora, io raccolgo una frase che Sebastiano, che ci sta seguendo in questa diretta, ha detto: non è in discussione il valore della presenza, ma è in discussione l'opportunità della presenza. E mi pare che non abbiamo colto tante occasioni di questa pandemia anche per migliorarci e migliorare la didattica, come hanno detto i relatori. Adesso raccogliamo una serie di domande fatte, se volete, durante la diretta esprimere qualche perplessità o qualche domanda. Il professor Corsini per noi ne ha raccolte qualcuna. Professore, ha esaminato il dibattito? Sì, ho seguito il dibattito. Le domande vertevano soprattutto Allora, su cosa? intanto due filoni principali di domande. Il primo è i riferimenti. Evidentemente sulla pagina di Vanverismo sono abituati ad avere questo approccio, diciamo, sensato, per cui chiedono di condividere tutti i nostri riferimenti quando l'indagine a cui ha fatto riferimento Valentina, i lavori di Alessandro, Davide, eccetera, eccetera. E questo credo che faccia piacere a tutti, perché significa che ci hanno seguito con attenzione e che vogliono condividere e argomentare. E invece poi arrivano una serie di domande che sono: ok, siamo fondamentalmente d'accordo, ma adesso cosa facciamo? Cosa facciamo noi per farci sentire? E che è una domanda leggermente insidiosa, perché io non avevo pensato a questo, e io ho detto: facciamo questo. E quindi, se dopo che noi abbiamo fatto questo ci dite cosa facciamo, significa che dobbiamo rilanciare in qualche maniera, e in questo momento non ho risposte semplici, però aprirei a tutti, anche a voi, la possibilità di, se avete qualche idea da questo punto di vista. Chiedete un'audizione alla Un ministra preciso dossier, io ho letto. con un preciso dossier. Sì, Quindi esatto. chiaro che riesca a riepilogare per bene soprattutto i dati in maniera da divulgarli. Quindi sono stati abbastanza colpiti dalle diverse ricerche, ma anche dalle storie, quello che ho visto, dalle storie raccontate dal mondo della scuola. Poi Sì, ci sono un sacco di domande sulla DAD, no? sulla DAD ci sono domande, e credo che ci sia Valentina e Fabio, soprattutto una domanda di formazione, però credo anche Carlo c'è tornato. Forse anche qui chiedo intanto a Fabio Bocci, che è coordinatore di scienze della formazione primaria, quindi glielo chiedo intanto a lui. E quale tipo di formazione? Perché la formazione, tutto sommato, non è che manchi, c'è, però forse va anche rivista. Allora, intanto ancora grazie. No, sarebbe carino se riusciamo a stare anche tutti insieme in questo momento, perché potrebbe essere cioè un momento proprio comunitario, quindi non semplicemente di interventi. Eh sì, dai, così. Vediamo Allora, che succede. io ho Vediamo che provato a succede. seguire i tanti interventi, grazie. L'apprezzamento, ma noi ovviamente apprezziamo di più non solo chi ci dice di apprezziamo, ma chi ci sollecita. Quindi, cosa fare adesso? Intanto, la ragione per cui noi abbiamo voluto creare questo evento era perché, magari a torto, ma abbiamo avuto l'impressione, e da molte cose che abbiamo letto, dice, perché queste cose che state dicendo non le abbiamo sentite e lette nei quotidiani, nei media, eccetera. Ecco, noi abbiamo avuto questa impressione, cioè noi oggi avremmo volentieri fatto a meno di essere qui, perché francamente devo dire, anche con tutto l'ego narcisismo accademico di cui spesso, soprattutto noi, insomma, io avrei fatto volentieri a meno. Come avrei fatto volentieri a meno di sentire qualcuno che a novembre, dicembre mi ha detto: hai ragione per quella cosa che avevi detto ad agosto. Non è che mi ha dato piacere, non mi ha dato alcun piacere aver previsto che le cose non sarebbero andate
come magari speravamo, con un'aspettativa che purtroppo appariva sempre di più magica. Allora, in quella proposta, ripeto, vi dovete perdonare sull'autoreferenzialità, però mai come questa volta mi sento di dire che io qualche cosa avevo provato insieme ai colleghi a dire proviamole a fare. Allora, Valentina ha parlato di sperimentazione, cioè perché non abbiamo fatto delle sperimentazioni? Lì dovevamo giocarci anche la formazione con gli insegnanti. Basta con l'idea che c'è qualcuno che sa che cala dall'alto, ma quale migliore opportunità di questa in cui ci siamo confrontati con l'ignoto, con l'inconsueto, con l'imprevedibile, in cui veramente non c'era chi sapeva e chi non sapeva, anche, come dire, gli scienziati, delle scienze mediche hanno dovuto imparare. E perché non abbiamo questa straordinaria, perché tutti siamo rimasti sorpresi positivamente da questo sforzo incredibile che ha portato a delle, no, i vaccini in meno di un anno, tant'è vero che qualcuno dice, no, non ci crede troppo, cioè c'è stato uno sforzo, e perché non l'abbiamo fatto nella scuola? Perché non abbiamo colto questa cosa per ripensare anche la formazione degli insegnanti? Ragazzi, ci sono, quanti siamo i pedagogisti in Italia? Accademici, c'erano le associazioni, io l'ho scritto in quella lettera, ho detto ci sono le associazioni dei dirigenti, degli insegnanti, i movimenti. Invece di fare Bartali e Coppi, Rivera e Mazzola, Guelfi e Ghibellini, che noi ci piace e questo è stato cavalcato dai media, noi dovevamo avere il coraggio, come dice Ivan Illich, nelle situazioni di panico, di restare fermi e trovare una via d'uscita diversa da quella dove tutti si gettano perché sopra c'è scritto uscita. E Carlo, a me sembra che in questa, cioè, tutti, ma in questa ultima riflessione di Carlo, che io ho apprezzato moltissimo, cioè questa andare a cercare sponde esotiche per giustificare tutti, no? Io, scusate, perdonatemi, ormai siamo fuori dalla, no, entro in un'ottica anche più colloquiale. Dice presenza e distanza. Io che avrei voluto fare il musicista nella vita, sapete i sogni che uno fa quando, no, chiude gli occhi. Io quando faccio lezione ai corsi di specializzazione davanti a 300-400 mi sento Mick Jagger, cioè voglio dire, pensate quanto mi piace la presenza. Cioè per me la presenza, quel contatto, ma no, non stiamo mettendo in discussione questo. Non stiamo mettendo in discussione questo. Nessuno ha detto che uno schermo è meglio di baciarsi, toccarsi. Stiamo dicendo che in una situazione come questa, quelle cose che peraltro solo idealmente noi stiamo dicendo, Lorenzo questo l'ha detto molto chiaramente da genitore, qualcosa di più da genitore, cioè il calore, la ministra ha detto la scuola è il luogo dove nascono gli amori, ma in questo momento delle due l'una, o c'è il protocollo e quindi non si toccano, o si toccano e quindi non c'è il protocollo, perché socializzazione, la grande parola d'ordine per cui dobbiamo tornare immediatamente per farli socializzare, socializzazione è scambio, è contatto, è condivisione. Fermo restando che si può fare anche a distanza, ma ripeto, non voglio fare, no, come dire, si può anche fare a distanza, ma se anche dicessimo che questi sono i valori assoluti della presenza, in questo momento se li fai non c'è sicurezza, se c'è sicurezza non li fai. Allora, su questo forse avremmo dovuto aprire creativamente, siamo il paese della creatività. Ci diciamo sempre, spazi inediti di pensare la scuola, con il coinvolgimento delle famiglie. Io avevo detto, avevo suggerito, ma perché non mettendo chiaramente risorse, più che sui banchi, sulle persone, cioè da anni la scuola ha un problema strutturale anche di risorse, c'è cioè questa parola orribile se pensata agli insegnanti, il precariato. Ma quale migliore opportunità di questa per fare un investimento realmente massivo? No? E quindi rompere anche quella,
un po' vetusta idea di unità classe-tempo che a tutti andava stretta fino all'altro ieri e che invece non è stata in qualche modo indagata la possibilità in una situazione come questa. E lì, Cristiano, dovevamo pensare anche a modalità di fare formazioni diverse. Io devo dire, non per autocelebrarci, qui c'è Carla Gueli, che noi nel momento del lockdown ci siamo messi a tavolino, abbiamo parlato con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti e abbiamo cercato con i nostri tirocinanti di immaginare un modo di fare formazione che fosse, come dice Carlo, calabile in questa realtà, non in quello che avremmo voluto. Agli amiche e agli amici che dicono che stiamo violando la Costituzione perché vengono meno i sacrosanti diritti, mi viene da dire, e lo dico avendone il virus, la Costituzione non la legge, non la legge la Costituzione purtroppo, per cui non è lì che si gioca la partita. Mi taccio. Allora, Io posso aggiungere una cosa, Cristiano, a questo? sì, allora Valentina e poi Carlo, Ah, faccio una cosa veloce. da moderatore. Vorrei anche dire che, oltre a quello che giustamente è stato detto, c'è anche da dire che comunque la didattica a distanza, nonostante vo noi vogliamo tornare in presenza, nonostante la presenza sia bellissima e nessuno lo nega, offre delle opportunità che la presenza non offre. E questo l'ha detto bene il nostro collega genitore. L'ha detto bene, mi scuso, adesso mi sfugge il nome del Lorenzo Ecco, di Gasparini. Lorenzo, l'ha detto molto bene. La presenza offre delle opportunità per i ragazzini timidi, per coloro che la mattina, questa è una cosa insomma chiaramente poco importante, ma insomma per coloro che la mattina preferiscono, sono un po' più lenti degli altri, per il fatto di non avere i compagni che fanno bullismo, ad esempio, ma non solo. Per gli insegnanti offrono delle opportunità che non hanno in classe. A volte la possibilità di lavorare in gruppo, di controllare tutti i gruppi mentre i ragazzini lavorano, con la didattica a distanza è assolutamente molto migliore che con la didattica in presenza, nel senso che il controllo dei diversi gruppi mentre lavorano è molto migliore e non intendo controllo in senso negativo, ma proprio un controllo didattico, un aiuto, eccetera. Per cui dobbiamo mettere veramente in risalto il fatto che se, ripeto, tutti vogliamo ritornare in presenza, non dobbiamo dimenticare che la didattica a distanza ha delle potenzialità che dobbiamo saper sfruttare e che non dobbiamo nemmeno dimenticare poi quando torneremo in presenza, peraltro, perché insomma, e quindi tutta questa negativizzazione della didattica in presenza è assolutamente assurda, tanto più che io dico poi che finalmente con la didattica a distanza si è cominciato a pensare cosa sia la valutazione nella scuola, no? Perché è chiaro che non è certo sostenibile bendare i ragazzi e quindi l'unica modalità per valutare in modo serio in didattica a distanza è andare verso il vero ruolo della valutazione, la vera funzione della valutazione, no? Quindi il fatto di aver dovuto valutare a distanza ha portato molte persone finalmente a rendersi conto che la valutazione non è quella là che noi utilizzavamo e utilizziamo in presenza per la maggior parte, insomma. Per cui io, oltre a quello che è stato detto, metterei anche in rilievo gli aspetti del valore aggiunto che la didattica a distanza può dare alla didattica stessa. Ecco, chiudo qui. Ok, allora, ricordando che per valore aggiunto il Ministero e gli Invalsi tendono a intendere un'altra cosa, passo la parola a Carlo Cappa. Sì, grazie, grazie Cristiano. È soltanto un volere evidenziare qualcosa che ha pervaso grosso modo tutti gli interventi, però siccome immagino che il pubblico sia composto soprattutto da insegnanti,
quello che raccomanderei con enorme forza, anche se si dovesse preferire la presenza o la distanza o qualunque altra soluzione, 50 e 50, scelte davvero spesso creative o disinvolte, la cosa fondamentale è il senso della misura nel pensare e nell'approntare determinate tematiche, perché quello a cui abbiamo assistito, ahimè, non soltanto da parte dei mezzi di stampa, ma anche da parte spesso della politica e degli intellettuali, è stata proprio la mancanza di senso della misura. E mentre per mezzi di stampa e politici, venendo completamente meno al loro ruolo pedagogico ed educativo che dovrebbero anche avere, si può essere instaurata una dinamica di accumulare consensi. Nel caso degli intellettuali, perdere il senso della misura vuol dire semplicemente accumulare brutte figure, e non c'è qui bisogno di ricordare chi le ha fatte, perché tanto chi lo sa lo sa, chi non lo sa lo scoprirà prima o poi, ecco. Quindi davvero, davvero, davvero è importante cercare di, nonostante la situazione così difficile, di mantenere i nervi saldi e di guardare le cose per come sono e di avere sempre un benedettissimo senso della misura. Allora, io, se non ci sono altri interventi, e ricordando che nulla rimarrà impunito, perché l'ho interpretata così, volevo solo chiedere l'ultima cosa a Tosi e Ferretti, se sono mai stati contattati dal Comitato Tecnico Scientifico, se le loro indagini hanno sortito qualche effetto, hanno... Beh, no, io no, non so Davide, non so se Davide è stato contattato, io no, però diciamo che non, questo non mi stupisce un granché. In verità, se quello che emerge da quello che si vede è proprio che c'è una mancanza politica di sapere che cosa succede nella scuola. Non è distrazione, cioè... Quando si vede che non ci si preoccupa di raccogliere dati sul personale scolastico, che sono veramente abbastanza semplici da raccogliere, non è a caso, cioè di nuovo la stupidità non spiega tutto, non possiamo prenderci in giro. Qua c'è una precisa volontà politica di dire: se io non so cosa succede, sono molto più libero di agire. Ovvero io chiudo gli occhi di fronte alla realtà e quindi in questo modo posso fare ciò che io ho già deciso a priori, ovvero tenere le scuole aperte. E mi sembra anche piuttosto evidente che il tenere le scuole aperte sia una decisione politica che abbia delle spiegazioni molto banali, ovvero sappiamo che purtroppo la didattica a distanza comporta per i ragazzi rimanere da soli a casa senza la sorveglianza dei genitori. Sappiamo anche che dei ragazzi che non sono stati, diciamo, educati al senso di responsabilità di vedere la scuola come una occasione di progresso personale, quando non hanno il controllo continuativo magari si comportano in maniera diversa, oppure vedono appunto i genitori, diciamo così. Mi sembra che ci sia stata, che sia emersa con questa pandemia, il fatto che molti genitori abbiano affidato alla scuola il ruolo di supplente educativo, e che quando questa supplenza educativa è venuta a mancare e i genitori hanno visto più da vicino che cosa sta succedendo ai loro figli, è scattato veramente un panico molto forte, diciamo, perché persone che non ragionano. Come diceva prima Carlo Cappa, bisogna mantenere la calma e cercare di essere razionali, e invece qua c'è proprio un'irrazionalità di fondo che fa sì che tra l'altro si salda con altri interessi grossi. L'altro interesse grosso ovviamente è quello dei datori di lavoro, che vogliono i genitori sempre pronti ad andare a lavorare senza dover pagargli gli stipendi a vuoto, e purtroppo va detto, secondo me, il terzo anello che chiude il cerchio di questa, no, ideologia contro la didattica a distanza è nei sindacati. Bisogna dire che purtroppo tanti sindacati hanno affermato più volte che la fondamentale funzione della didattica in presenza va addirittura sopra agli interessi della salute dei lavoratori. Spesso io leggo comunicati in cui i sindacati non menzionano neanche la sicurezza dei lavoratori, parlando solo della taumaturgica possibilità della scuola in presenza. Ecco, a me sembra che dietro questa assurda posizione ideologica ci sia un grande timore inespresso del fatto che la didattica a distanza creerà una diminuzione delle occasioni lavorative, dei posti di lavoro, che sappiamo che su certe cose purtroppo i sindacati a quel punto spengono la luce. Cioè, il solo timore che si possa immaginare una didattica a distanza che
cambi le regole del gioco e che magari conduca in un scenario anche solo ipotetico, una riduzione del personale, fa sì che i sindacati abbiano avuto proprio una reazione, diciamo, di negazione della situazione, e che ovviamente a questo punto, se noi abbiamo da una parte i genitori che vogliono supplente educativo, i grossi datori di lavoro che vogliono i genitori sempre pronti a lavorare, i sindacati che ci si mettono pure loro dicendo che la cosa più importante è la didattica in presenza, fregandosene della situazione dei lavoratori, a questo punto ci spieghiamo tutta questa terrificante ideologia inscalfibile che fa sì che io e Davide, secondo me, non verremo mai contattati da nessun comitato tecnico scientifico, perché loro non si vogliono far sentir dire in faccia quello che loro dovrebbero già sapere e su cui avrebbero già dovuto lavorare. Ecco, io lato mio ho la fortuna di sentire un componente del CTS, qualche componente del CTS, e a livello di CTS e di SS sono consapevoli dei numeri e dei dati che abbiamo a livello scolastico, di pandemia, di come andrà, di come potrebbe andare. Poi, come diceva Alessandro e come dicevano anche i colleghi, le scelte sono politiche, si riducono sempre tutto a scelte politiche, e quindi anche se c'è la consapevolezza nei numeri e nei dati, poi la scelta diventa politica, e se un contesto diventa ideologico e idealizzato, i dati e i numeri sono inutili, diventano inutili. Quindi io sì, ho la fortuna di potermi confrontare con i vertici sia regionali che nazionali, però poi le scelte arrivano sempre ai tavoli politici, ed è così dal primo giorno. Bene, lascerei la conclusione al professor Corsini. Allora, intanto ringrazio Irene. Ringrazio Irene. Grazie per a voi per questo dibattito interessante. Perché poi appunto nel giornalismo che abbiamo più volte criticato, ricordiamo... Sì, è stato tirato in ballo, infatti io sono una giornalista, freelance, al momento lavoro per La Sette, non mi sono presentata all'inizio, ho fatto anche male. E, quello che volevo dire è spesso i media non c'è anche una volontà di occultare le cose, andiamo molto per conformismo. Esatto. È come un gregge. Se nella scuola c'è l'immunità di gregge, nel lavoro del giornalismo, per velocità, rapidità, sintesi, si tende a copiare il lavoro degli altri, si tendono ad occultare le voci, e quindi se quella voce non grida più forte, a volte non viene sentita, ma non c'è solo malafede, insomma, è proprio una modalità dell'organizzazione del lavoro che è così pressata dall'attualità. Sì, vado un po' in difesa della categoria. No, ma lo comprendiamo benissimo, e crediamo che per questo sia importante riconoscere il fatto che appunto il giornalismo è fatto anche da giornaliste e giornalisti che invece non usano gli stereotipi per leggere e comunicare la realtà, o quantomeno sono consapevoli del fatto che possono a volte comunicare e trasmettere una visione stereotipata delle scuole e più in generale della realtà. E questo è importante per voi giornalisti, ma in realtà è importante anche per chi insegna, quindi è una cosa che ci accomuna da questo punto di vista. E ringrazio veramente i partecipanti, le partecipanti, è stato divertente secondo me, intanto, per me questa è la cosa più importante, però ecco... Io dovrei concludere leggendo quella scritta che sta passando alla fine, che vi ricorda una cosa importante e una un po' di più. Il video e il materiale verranno pubblicati sulla pagina Vanverismo Pedagogico. La pagina Vanverismo Pedagogico è una pagina satirica, e in questa situazione ha riempito un vuoto, e questo non doveva accadere. Noi quando abbiamo costruito questa pagina mai avremmo pensato di riempire questo vuoto, ecco, e è un peccato, però ecco, nel frattempo ci siamo anche divertiti nel farlo, questo almeno da parte mia, quindi vi ringrazio veramente tutte e tutti, grazie. Vi lasciamo con qualche secondo di buona musica, ok? Grazie a voi. Ma vi lasciamo così, grazie. Grazie, arrivederci. Alla prossima. Grazie.
Grazie a tutti, arrivederci.